un aspetto politico di questa assise. I consiglieri che parlano in questo Consiglio Comunale devono anche chiarire per quale parte politica parlano, perché altrimenti sembrerebbe che da questa parte c'è il governo nazionale e da quella parte ci sono i movimenti civici. Parlano per il Movimento 5 Stelle e parlano per il Partito Democratico e candidati del Partito Democratico. Noi siamo una lista civica che ha amministrato questo paese chiedendo consenso al cittadino per nome e per conto delle nostre persone per un programma amministrativo condiviso a grande maggioranza, che poi durante il proprio percorso chiaramente è dovuto incappare con quello che è il governo nazionale, quindi la parte che il PD rappresenta, ha portato nelle amministrazioni comunali. Ora io voglio parlare alle cittadine che non sono presenti al Consiglio Comunale, ma stanno a casa. Sono quelli che praticamente questi servizi li sostengono economicamente anche senza pagarli. Il mio primo impegno e della mia amministrazione comunale è quello di salvare il Comune di San Giovanni Teatino da un eventuale fallimento, perché questo è quello che oggi i comuni italiani stanno subendo a causa dei tagli e trasferimenti che il governo centrale, a partire da Renzi e Veltroni, a non finire, hanno messo nelle condizioni dei comuni di perdere entrate che per San Giovanni Teatino erano di estrema importanza. Parlo del 1.600.000 euro che sono stati tagliati negli ultimi 5-6 anni, parlo dell'800.000 euro di IMU dei capannoni industriali che sono stati evocati direttamente dallo Stato, e sono fondi che servivano per coprire queste spese. Quindi è chiaro che se il Comune di San Giovanni Teatino, nei 13 comuni presi in esame da 10.000 abitanti, era l'unico che continuava a gestire un servizio pubblico, è perché se lo poteva permettere. E noi, la nostra speranza è stata quella sempre che il Comune e il Governo quantomeno restituisse l'IMU dei capannoni industriali, che erano 800.000 euro, che avrebbero portato una grossa ventata di ossigeno nelle casse comunali e portare avanti anche servizi che, ribadito per concetto oltre che normativa ma anche giuridico, sono servizi a domanda individuale, e la legge dice che lo devono coprire interamente i cittadini il costo del servizio. Noi abbiamo un compito ed è quello di lavorare per dare una soluzione che poi possa essere quella che necessariamente il cittadino si aspetta. Qui si è parlato di un servizio che probabilmente veniva chiuso, un servizio che non sarebbe stato dato più alla collettività. Qua si tratta di un servizio che ha una struttura d'eccellenza che continua nella propria gestione a conti e a termini sostenibili. Questo è il concetto di fondo. Abbiamo esaminato quelli che sono stati i suggerimenti della parte politica, suggerimenti che non sono delibere portate in Consiglio Comunale e votate a contrapposizione alle delibere che l'amministrazione comunale ha fatto. Sono stati suggerimenti, tutti sconfessati da quella parte tecnica, amministrativa del Comune, che chiaramente ha il compito principale di rendere queste operazioni fattibili più che politicamente sostenibili. Quindi nessuna delibera, proposta, votazione contraria alla nostra è stata fatta dalla parte politica di questo Consiglio Comunale. Io voglio dire una cosa alle persone che stanno qua. È chiaro che abbiamo chiarito che al cittadino interessa che l'asilo nido il 1° di settembre riapra e probabilmente sia una gestione sostenibile e probabilmente anche migliore. Questo non lo sappiamo, come dice il Consigliere Costantino, dovremo fare 2 anni. Invece le persone che ci lavorano, è evidente che noi sentiamo di dover dire qualche cosa, è una grande responsabilità. Però, proprio perché siamo una parte non politica di questa amministrazione comunale, io vi porto sempre a passaggi politici. Ho estrapolato da internet la dichiarazione di Beppe Grillo che ha fatto nel momento in cui si è insediato la sindacalizzazione a Roma. Grillo aveva già compreso che sarebbe stato uno sforzo titanico. E con quella delle sue immagini fulminee diceva: i romani devono saperlo, scioperi, gente che verrà in comune e chiede perché, persone che perderanno il lavoro, ma devono capire i romani che i miracoli non li fa nessuno. Se azzeriamo tutte le amministrazioni di questo che intendiamo fare, ci saranno immediatamente effetti collaterali abbastanza pesanti, ma poi nel medio e lungo termine questa città veramente potrà cambiare. 663 licenziamenti. Ora, è troppo bello nascondersi dietro la demagogia e dire che probabilmente con i tagli dei costi della politica, come se chi abbia visto il Comune San Giovanni Teatino chissà quale stipendio prende. Io sono in aspettativa, il consigliere Costantini mi spiace che è andato.
quando faceva l'assessore a tempo pieno, come lo fa il sottoscritto, e non pensa che né il comune che ha dovuto risarcire la propria azienda come esercizio sia andato in default per questo. Io penso che i suggerimenti e le soluzioni vanno cercate in base alle disponibilità, sono finiti i soldi. E noi chiaramente dobbiamo fare i conti con quelli che ci abbiamo. L'impegno di mantenere di questa società tre rami dell'azienda sono proprio quelli che probabilmente non pesano sulle tasche cittadine. Una è strategica ed è quella che permetterà all'ente di recuperare quei soldi che non sono stati pagati per servizi già erogati. Quando si parla di residui che stanno nel bilancio del comune, non è che se noi incassiamo questi soldi poi li mettiamo sulla gestione dei servizi comunali. Quei soldi sono stati già spesi e coprivano la nostra spesa perché il governo ha creato una legge dove dice ai comuni che quei soldi non incassati vanno compressi, quindi bisogna creare un fondo di dubbia suscettibilità dove vanno messi quei soldi che noi invece potremmo spendere per tante iniziative sul nostro territorio. Il consigliere Costantini è andato via e purtroppo lui quando fa degli interventi poi alla fine guarda più alla parte folcloristica e poi magari si rende conto che forse dice anche delle stupidaggini. Noi siamo stati costretti, noi abbiamo voluto cedere l'ACA, il servizio di acqua del tutto pubblico all'ACA. Io sono stato diffidato, diffidato significa è l'anticamera di una denuncia e oggi direi al Consiglio Costantini che non c'è, ma mi auguro che lo ritratti, di dire qual è il comune che sta fuori dall'ACA. Nessun comune. Quindi una diffida è comune che non sono fra l'acqua, probabilmente sono una grande verità a fronte di una demagogia, di una denuncia non indifferente. Il passaggio delle reti sono state fatte con atto amministrativo e attualmente il Consiglio di amministrazione dell'ACA sta deliberando l'istituzione di questi fondi. Quindi, perché è stato un torto che il nostro comune ha subito, ma questa è una fase successiva che se vogliamo approfondire possiamo approfondire. Io dico al Consiglio di Cutrupi, se tu mi dici che io sono ingenuo, io non mi offendo perché so di non essere ingenuo. Se sto qua eventualmente perché probabilmente qualche capacità ce l'avrò, e forse tu non me la riconosci, mi arrabbio quando mi diffami e chiaramente su questo ti ho detto che già dovrei rendere conto e quindi è evidente che la nostra attività è un'attività di rispetto e di rilievo ma anche di dignità e credo che la nostra dignità non ha, se, non ha nessun modo poter essere messa in discussione da chiunque. Abbiamo visionato anche la richiesta dei cittadini, chiaramente con la parte tecnica loro sanno benissimo. Per capirci nel concetto, e parlo sempre ai cittadini che stanno a casa, tutto è fattibile se si passa per un aumento delle tariffe che in alcuni casi toccano anche il 75%. Io non penso che oggi gli asili nido che gli altri comuni stanno chiudendo perché oltre alle famiglie che non se lo possono più permettere perché hanno perso i posti di lavoro e quindi chi non lavora la sera non lo porta al bambino, se lo tiene a casa. C'è da dire anche che i costi sono eccessivi, tanto è vero che la sindacalista della CGIL, quando l'intervista pubblica Re3, e c'è stata la manifestazione delle famiglie e delle mamme, non mi rimproverava di non essere sceso a sostenere lo sciopero delle famiglie perché in sala, Caritatis, aveva comunque sostenuto che era ancora modificato il verbale, che è un'attività molto onerosa, ma che io non fossi sceso a protestare contro il governo. Io credo che contro il governo si protestano in altri luoghi, in altre sedi. Qua dentro si lavora. Invece quello che vi dico, direi di dire, ricordatevi che entro il 31 dicembre bisogna presentare al governo la richiesta del contributo di 1.000 euro a ogni bambino. Questo potrebbe aiutare nella prossima gestione anche ad alleviare i costi di chi il bambino comunque lo dovrà portare all'asilo nido. Questa è una delle condizioni migliori che permetterà a questa struttura di poter andare avanti.